Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, sì, siamo ancora in questa location e credo che ci resteremo per tutto l'inverno o comunque fino all'estate, primavera, fino a quando non riuscirò a fare i video fuori. Ma non ci interessiamo oggi. Oggi andiamo a aprire la Blissin Box di febbraio di 24, quella italiana, perché come avevo anticipato, la francese ha smesso di mandarmele. E allora noi andiamo avanti con l'italiana, che sono sempre molto contenta, anche perché oltretutto 16,90 € spedizione inclusa ed link per avere 5 € di sconto sulla prima box, quindi anche più economica rispetto a quella francese. Poi vedremo, ma intanto andiamo a vedere che cosa contiene. Dunque, intanto è bella la scatola, ma noi andiamo ad aprirla ed ecco qui ovviamente il solito QR. Ah, è proprio solo il QR ed è... Ok, va bene, vado a scansionarlo perché non me lo ricordo mai sempre. Va bene. Allora, questa è la box con 1, 2, 3, 4, 5 prodotti. Io direi di partire dai full size o travel prima, cosa dite? Prima i travel, penso così a occhio. Andiamo un po' a vedere. Allora, il primo... è questo Bahija Delirium Flora Iris Crema Corpo da 25 ml. Ok, questo ha un valore di 4 euro, è un travel size ed ha un profumo molto fresco, fresco floreale. Ah sì, Delirium Floral Iris e patchouli. Patchouli crema con avocado. Ok, le creme corpo sono sempre... Non ne utilizzo tantissime, ma nel periodo invernale sì. Poi andiamo avanti con i piccoli. Questo è Wild Chance Lab Smooth Move Bond Reconstitu ah, un conditioner che è un balsamo ricostituente con peptidi, marshmallow extract, estratto di marshmallow. Ok, sono curiosa. È un 40 ml, ma le luci facciamo finta di nulla quest'anno, va bene. 40 ml, valore di 3 euro. Però io devo andare a controllare una cosa perché mi viene un dubbio, un attimo. Ok, ho controllato ed effettivamente mi sembrava. Allora, Wild Chance è un marchio, questo, che avevo visto anche su Douglas, quindi è reperibile facilmente anche in Italia nel caso si piaccia. Ci piaccia e andiamo a vedere. Voglio capire il profumo. No, sa di balsamo. Ok, con questi estratti di marshmallow lo proverò sicuramente e vi faccio sapere. Poi andiamo con questi. Questo qui che non so cos'è. Floss My New Favorite Lip Gloss. Ah, ok, un gloss nella sua scatola. Il valore è di 15 euro, il colore è ATH Opaque Finish, ATH Finish Opaco. Ok, ha fatto così. Ok. È carino, Finish Opaco, insomma. Almeno che non va lasciato asciugare. Che dite? Va lasciato asciugare? Lo scopriremo. Intanto aspettiamo un attimino e vediamo. Vi dico che è un po' di quegli appiccicosini. Però, ok, mi hanno detto 15 euro. Andiamo avanti. Hello Body, dal non conoscerlo ad avere tutti i mesi i prodotti Hello Body. Day and Night Face Fluid Balancing. Oh, questo mi può interessare. 50 ml è un full size, vediamo. Se per caso riesco a capire qualcosa dell'inglese, magari. Ecco qua. Fluido viso che aiuta le pelli miste a ottenere un incarnato più uniforme. Ok, applicare al mattino e o alla sera. Questo mi incuriosisce. Allora, Hello Body ha un valore di 22 euro. Eccolo qua. Esatto.
andiamo a vedere dall'altra parte, perché qua c'è il gloss che devo vedere se diventa opaco o no. Sì, è proprio un fluido. Anche sulla mia pelle mi sta tendendo al grasso. Questo anche la mattina direi che può andare bene sotto il make-up. Ok, mi piace molto questa cosa, la provo e vi faccio sapere. E per ultimo abbiamo questo, che conosco già il marchio, non so il profumo. Qualche mot d'amour et de profond della Adopt. So che è un full size, questo sicuro. Cercavo le note, ma le troveremo. Allora, è un full size da 10 ml, fatto così, e 10 euro. Ok, allora cerchiamo le note. Molto fresco. È fresco ed è primavera estate. Ok, io sono curiosa, ce l'ho forse qui l'altro? No, non lo trovo. Non lo trovo, però so che ce l'ho in giro, quindi conosco. Anche abbastanza persistenti. Allora, andiamo a vedere, intanto che questo gloss secondo me resta così. Andiamo a vedere i prodotti che abbiamo detto. Il profumo che è un full size, il low body che è un full size, il gloss che è full size. In travel abbiamo il balsamo per i capelli e la crema per il corpo, e questo è il tutto. 16,90 euro la box. Abbiamo così veloci sui 50 euro di prodotti, di cui due, no, 16,90 e lo body viene il valore 22, quindi già solo un prodotto ripaga la box. Allora, a questo punto, con queste luci che fanno letteralmente schifo, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se avete provato questo tipo di box, se vi sta piacendo, lo vedo. Questo gloss continua a rimanere qui e direi che è rimasto qui, e non era opaco, però nel mentre sì, è appiccicatosino, ma è carino effettivamente. E niente, a questo punto del video fatemi sapere voi cosa ne pensate, e io spero sia stato utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!